È la prima volta che vengo a scuola d'estate, ma devo dire che mi piace parecchio. Fare questo progetto è stato bello, divertente, ma puoi divertirti, stare insieme, esprimere te stesso. Questo progetto è stato fortemente voluto dagli studenti di questa scuola che si sono appassionati di street art nel corso dell'anno scolastico. Ho deciso di partecipare al progetto Anagastrono Magic perché è un progetto diverso, un progetto alternativo. E qui ho imparato tante cose. È un percorso di formazione che ha come obiettivo quello di consentire ai ragazzi di progettare e di realizzare insieme ad artisti di fama internazionale dell'arte contemporanea due importanti murales. C'è una prima attività progettuale dove vengono fuori le idee, poi c'è una seconda fase che è quella proprio più pratica e si svolge sul muro. Questi murales hanno l'obiettivo di raccontare la nostra scuola attraverso i suoi indirizzi, ma soprattutto di raccontare l'Abruzzo, perché il nostro è un istituto che promuove e valorizza la cultura e il turismo in Abruzzo, soprattutto attraverso l'enogastronomia. Ciò che accomuna l'enogastronomia e l'arte è sicuramente l'aspetto comunicativo. Sono entrambe forme espressive e che permettono appunto di esprimere la propria cultura, ma anche la propria personalità. Sì, da costruire qualcosa di assolutamente unico, eccezionale e significativo. Il corso estivo è sicuramente utilissimo per recuperare la socialità dei nostri ragazzi. Io li vedo desiderosi, affamati di socialità. Quello qui dietro è un lavoro che dovrebbe trattare di inclusione, libertà di esprimersi, secondo me è molto bello.